Cari amici, oggi è l'11 settembre 2020. Giorno fatidico. 9 anni fa avvenne un fenomeno cosmico pari agli incendi che devastano la California e l'Oregon. Sono incendi che, dicono loro, sono legati ai cambiamenti climatici. Può anche darsi, però se fossero della gravità, per me sono gravissimi, ma in ogni caso se fossero della gravità vera avrebbero dovuto mandargli interi stormi di aerei, che ci sono migliaia di aerei pronti a bombardare i nemici, ma non a salvare l'ambiente negli Stati Uniti. Allora, vai. La realtà è vero, supera la fantasia. Come sempre. A tutt'oggi è palese per le persone intelligenti capire che è tutta una montatura l'attacco alle Torri Gemelle. Beh, 19 anni fa, non 9 anni fa, eh. L'11 settembre 2001. Ah, era l'11, scusate. Io equivocavo verso l'11. Non riuscivo a capire, dico, non lo so. Sì. Oh, un lapis. All'epoca ero al Circeo, stavo potando gli alberi, esce fuori mia moglie urlando: Giorgio, vieni a vedere, stanno bombardando New York. Cavolo, abbiamo preso, siamo tornati a Roma. È interessante sto fenomeno. Comunque loro continuano a insistere, dando per scontato che è vero l'attacco alle Torri Gemelle, contro qualsiasi evidenza. E oggi la situazione è la stessa. D'altronde... Esattamente. Tu parli del coronavirus. Ovviamente. Della pandemia mondiale. Parliamo del coronavirus perché il discorso è lo stesso. È vero che ci sono delle persone che hanno preso il coronavirus. Come te. Ad esempio, certo, ma è altrettanto vero che le Torri Gemelle sono cadute. Il problema non è come il fatto se sono cadute. Come ti ammali? Perché ti ammali? E qual è effettivamente il risultato, l'esito della malattia? Esatto. È lì che la menzogna è sovrana. Esatto. Perché loro non possono essere così cretini da imporre delle verità precostituite senza avere logica. Appunto. E di ricerca scientifica. E allora noi abbiamo un gruppetto... E di analisi e verifica ex post, come sarebbe stato dovuto essere un'ordinanza, una circolare del Ministero della Sanità che avrebbe dovuto obbligare tutti i morti presunti di coronavirus ad essere vivisezionati, ad essere analizzati. Invece no, cazzo, hanno detto l'esatto contrario, non si fanno autopsie, e vaffanculo, allora tu vuoi nascondere una verità, mi sembra così palese. Perché hanno, a ground zero hanno seppellito tutti i morti delle Torri Gemelle? Perché li hanno seppelliti senza fare... autopsie, lo scavo, perché certo. Si sarebbe visto il recupero delle salve, che certo. Si trattava di mine posizionate. Comunque l'hanno scoperto uguale, Sì, ma l'hanno scoperto uguale. È il super esplosivo che si usa negli ambienti militari, esatto. Solo negli ambienti militari, non è che tu vai dal ferramenta e compri l'esplosivo che poi metti, non mi ricordo più come si chiama, NP4 mi pare che si chiama, una cosa del genere. Certo. Non è che lo compri dal ferramenta. Certamente. No, non lo compri, manco lo rubi dalle case matte. È un esplosivo ad altissimo potenziale, solo esclusivamente utilizzato da fonti militari. Come di quel tipo dell'esplosivo che è stato messo nella stazione di Bologna. Ah, certo. Di cui hanno accusato due scalcagnatissimi pseudo terroristi come si chiamava? Fioravanti, Giusva Fioravanti, che poveraccio era molto, se riusciva a lanciare qualche mortaretto. Una molotov. Sì, ma che male va? Un mortaretto. Vabbè, comunque sia. Allora, dice, ma è possibile? Certo è possibile. E infatti come hanno risposto a quelli che non credevano alla resurrezione di Cristo? Come hanno risposto, scusate? Come risposto? Non so a chi ti riferisci, a che epoca? Continuano a rispondere anche adesso a quelli che non credono alle resurrezioni con la scomunica? No, la comunica viene sempre dopo. Hanno risposto, dice, ma come? Gli hanno
l'hanno pure visto. Dice, ma chi l'ha visto? Eh beh, i suoi discepoli, che tra l'altro non avevo nemmeno riconosciuto. La Madonna, più di così. Ma più di così, cari ragazzi. No, io, vabbè, poi devo dire una cosa incredibile. Sì, dilla. Allora, mi sono andato a approfondire, non a studiare, perché per studiare ci vogliono decenni di studi, di analisi, di calcoli, eccetera, che onestamente non mi posso permettere per mille motivi, anche diciamo avendo un'età, per cui investire in un certo determinato studio e ricerca sarebbe pretestuoso e presuntuoso. E allora però mi sono andato a informare un po' di più sulla teoria quantica, della fisica quantistica, e ho scoperto tutta una serie di cose, per cui sono arrivato all'ipotesi e alla mia conclusione, attraverso una ipotesi, ovviamente non sono nessuna certezza, che il mondo che noi vediamo è perché lo immaginiamo in questo modo, cioè siamo noi che creiamo l'ipotesi di questo mondo. Mi segui? Ti seguo, sì, perché è l'ultimo punto di arrivo della conoscenza. Il gatto di Schrödinger è proprio questo. Esattamente. Cioè tu hai mille possibili soluzioni, tu diciamo formalizzi e concepisci una di queste possibili soluzioni, e fra gli altri che partecipano a questa tua dimensione dimensionale, diciamo così, questa realtà dimensionale, pensi che appunto questa egregora porta e conduca a quella rappresentazione del mondo, della realtà, e quella poi viene rappresentata effettivamente. Perché? Perché tu hai fatto una scelta che il gatto sia vivo. È naturale. Il gatto di Schrödinger, no. Ecco. Certamente. Può essere morto, vivo, malato, spellacchiato, può essere quello che poi cazzo le puoi immaginare, però poi l'immaginazione collettiva produce quella realtà. Tanto è vero che io rimasi fulminato, e ve lo racconto perché è un aspetto biografico del sottoscritto, che siccome ha vissuto e ha pensato è molto importante. Diedi l'esame nel 1957, ero ritornato, erano i primordi della ricerca, ma forse neanche, ancora non c'erano. Che cosa? La ricerca sulla meccanica quantistica. Assolutamente sì. Ah beh, Schrödinger nel 37, ma diciamo quelli che l'hanno poi emancipata, evoluta, sono più recenti. Allora, 1957, di ritorno dall'Inghilterra, diedi l'esame di chimica generale in chimica generale 2, dove era basato quasi tutto sulle nuove concezioni dell'atomo, sulle nuove concezioni delle reazioni chimiche. Il quark ancora non era stato scoperto, il neutrino non era stato ancora scoperto. No, noi i neutrini sì, e come no? Oh, siamo nel 57. Oh. Boh, mi sembra. Sì, no. Vabbè. No, ma il quark sicuramente no. Rimasi veramente colpito, perché io ero mentalmente affine a questa concezione, essendo io stato sempre un neoplatonico, quindi queste cose le ho accettate e ho capito. Anche io lo pensavo 30 anni fa, 40 anni fa. Allora, rimasi colpito proprio dall'equazione di Schrödinger. Come ha risolto Schrödinger il problema della trasmissione di mini di particelle, chiamiamoli quanti, particelle potrebbero essere neutroni, positroni, certo. Neutroni, l'ha risolto in una maniera molto semplice, perché non era concepibile, attenzione, perché siamo a questo punto, mentre la lotta di oggi è contro coloro che continuano a affermare una fisica o comunque una scienza pitagorica, euclidea. Ma Euclide era molto più in alto, certo, di questi cialtroni, di questi amanuensi del potere terrestre, di alcune autorità che vantano un potere spirituale. E come dicevo prima, l'equazione di Schrödinger è particolare, perché qual è la soluzione? Laddove l'ente, chiamiamolo così, l'entità, potrebbe essere, come ha detto, un neutrone, un protone, un elettrone, si comporta da corpuscolo, laddove serve quantizzare e soprattutto calcolare l'impatto del corpuscolo con qualche altra sull'oggetto parte. Sull'oggetto reale. Laddove invece
È impossibile. Tu parli della fessura di, no, 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 è proprio una concezione filosofica, ah, chiara. Okay, okay. Laddove invece è impossibile concepire attraverso la fisica classica che un elettrone negativo non possa essere, non possa che essere respinto da un punto di arrivo negativo, allora certo, a quel punto lì l'elettrone si comporta come onda. Certo. E allora certo, è lì che io ho capito che la fisica quantistica cambia aspetto, cambia proprio cambia identità. A questo punto una cosa diversa. Ho capito che la fisica quantistica aveva ampiamente superato la fisica classica e siamo nel 1957. Però ancora, ecco, diciamo, la lettura che ho fatto in questi giorni è il fatto che non si può prevedere ancora una realizzazione, una trasmigrazione dalle conoscenze della meccanica quantistica dell'iperbolicamente piccolo a trasferirlo, appunto, diciamo, dimensionarlo nella realtà oggettiva che ciascuno di noi, sì, vive. Sì. E il problema è questo, cioè le regole che valgono nell'iperbolicamente piccolo ancora non sono attuabili e realizzabili. Sì, siamo comunque a buon punto, perché il punto di non ritorno è stato appunto l'equazione di Schrödinger. Tu avevi citato Schrödinger prima e io ritorno su questo discorso. Il fatto che la mente umana concepisce il positivo e il negativo tutti e due assieme è l'aspetto creativo della realtà. Bravo. I signori che vogliono imporre a noi che una sola verità e che insistono a dire che noi siamo degli incolti, degli ignoranti, non conosciamo la scienza, tutte queste cazzate qua, sono signori che sono già superati, sono fuori. Sì, sono comunque perdenti, ma continuiamo la nostra lettura perché è molto interessante. Sì. A cui può essere applicato, questo che diciamo, può essere applicato a qualunque concetto. Esattamente. Quindi la teoria ormai ha sorpassato la realtà. Comunque. Guardate questo libro, è un libro che è stato tradotto ed è stato stampato qualche anno fa. Ed è stato... Non molti anni fa, una no, non moltissimi, 10, però... 12, 15 anni fa, una cosa così. Sì, beh, lo vogliamo dire perché è importante. Nel 2004, sì, 16 anni fa. Ecco, tutto quello che sai è falso. C'è una frase no, qui. No, aspetta, l'autore, citiamo l'autore. No, sì, vabbè, ma sono tanti autori. No, ma è una raccolta. Questo libro non è mai stato smentito da nulla. Allora, è chiaro. Ti immagini. Qui si parla dello IOR, della Monsanto, di Fujimori, perché Fujimori è stato a un certo punto silurato. Ma Fujimori, sì, presidente del Cile, dici te? Della Paraguay. Paraguay, sì, scusa. Perché aveva tentato di costruire il doppione per favorire il Giappone e la Cina, il doppione del canale di Panama. Ah, ecco, sì, mi sono ricordato. E l'hanno defenestrato subito. Sì, sì, sì. Gli americani hanno il monopolio del passo del canale di Panama. Esattamente. Deficit d'attenzione. Panama è uno stato cuscinetto, uno stato... Esatto, stato inventato dagli americani, ecco, che dovevano costruire il canale di Panama per gestirlo loro e quindi lasciar passare dall'Atlantico al Pacifico quello che decidevano loro e che a tutt'oggi decidono loro. Lo Stato del Panama o Panamà era una filiazione, è stato sottratto con la forza dagli statunitensi ai legittimi proprietari. Poi abbiamo qui i vaccini, i teocons, i rapporti dei teocons con i gesuiti, ovvero sia i teocons sono i gesuiti aggiornati. Si parla dell'antrace e della gestione dell'antrace della Carlyle, che è la stessa cosa della situazione di oggi. Ma io vi voglio leggere una frase. Vaccini e medicine verranno di volta in volta realizzati, attenzione perché è di una grande attualità, verranno di volta in volta realizzati giusto in tempo per permettere ai ceti più abbienti di investire in salute un po' dei loro denari.
Ecco perché girano attorno da qualche tempo sul vaccino contro il Covid. Stanno aspettando gli investimenti di lor signori. Ah, è sempre soltanto un investimento di borsa. Esattamente. Tutta questa storia qua, prioritariamente, fra le varie sfaccettature di una contestazione generale che è in corso da almeno 15 anni, è tutta una messa in scena, così una recita che ha una serie di obiettivi, non uno solo, perché essendo un argomento così complesso c'ha centinaia di sfaccettature che vengono interlacciate in questo progetto, quindi ci sono molti aspetti che vanno presi in considerazione, ma quello più importante è quello finanziario, oltre che la denatalizzazione, denatalità, quello lo voglio chiamare, abbattimento demografico forzoso, tipo quello che è avvenuto in Cina in varie epoche, tipo quello che è avvenuto in India con Indira Gandhi e compagnia bella. Certo. Ma dovendo scegliere, io Indira Gandhi la apprezzerei, quello che ha fatto è sicuramente un'operazione socialmente utile e anche demograficamente utile, tant'è che oggi abbiamo la Cina che grazie a quell'operazione di castrazione degli umani, più o meno obbligata dopo il secondo figlio, ha portato l'India a emergere dalla fame che la divorava, endemica, che oggi è fra i primi 5-6-7 paesi al mondo, ci ha sorpassato l'India, è fuori discussione. Quindi ecco, questo per dire, quindi il problema che attualmente stiamo vivendo di questo terrorismo mediatico e clinico e quant'altro, sanitario in generale, che ci sta distruggendo il collante sociale, è dovuto principalmente a un affare miliardario mondiale che gestisce e controlla la finanza internazionale, sia quella farmaceutica, chimica farmaceutica, ma la finanza in senso ampio, in tutti i vari comparti della finanza. Il fatto che il Papa abbia preso posizione netta in una delle sue encicliche, omelie, omelie, a favore dei vaccini, ci ha fatto subito pensare che il Vaticano ha investito nei vaccini, perché il Vaticano non fa niente che cui non ci sia un interesse finanziario, ricordatevelo bene, in nome della Madonna Benedetta. Certo. Assurda in cielo nel 1954. Attenzione, guarda. Oh, sì. Diglielo. Vabbè, l'hai detto tu. Al nobile scopo, ragazzi, questo è un libro che è stato scritto, 2004, abbiamo detto prima. Sì, nel 2004, 16 anni fa. 16 Arriva. Anni. Arriva, sbrighiamoci. Andiamo oltre. Ah. Al nobile scopo di finanziare la ricerca farmaceutica verranno create anche malattie croniche. Nel 2004 è stato scritto. Per avere clienti che non hanno possibilità di scelta. Certo. Finalizzate a costituire un serbatoio di clienti pazienti fedeli, destinati a pagare a caro prezzo per il resto della loro vita le prodigiose medicine in grado di tenerli in vita, esattamente come già oggi avviene con l'AIDS. Toh, un'altra coincidenza. Ma come siamo fortunati oggi? L'industria farmaceutica ha come propria missione quella di cronicizzare le malattie dei pazienti anziché curarle. Per l'industria farmaceutica sarebbe un disastro se tutti guarissero davvero dai loro mali, come giustamente professa anche Beppe Grillo nei suoi sermoni underground, divenuti in Italia ormai uno dei culti della rete. Allora lo diceva. Sì. Adesso non lo dice. Per accalappiare i gonzi, no, volevo dire, e poi cambiare le carte in tavola. Ma Marengo, il Marengo d'oro, sì, è in commemorazione della vittoria di Napoleone? Esattamente. Ah, ecco, perché non riuscivo a... Puoi dire, no, siccome il Marengo, eccolo qui, questo è il Marengo, eccolo. Sì. Marengo da... Marengo, non da Pastrengo, ma Marengo. Diceva, cazzo in culo me lo tengo. Allora, sei sempre lì. Ma è un detto di un prete, quindi dico dove va. Allora, Marengo, parliamo anche di questo. C'è stata una generalizzazione.
era una moneta aurea di un certo peso che evidentemente aveva una circolazione facilitata, per cui moltissime altre, quasi tutte le monete auree dall'epoca in poi, compresa oggi, che hanno quel certo peso, ma fra gli 8 fra gli 8 e i 12 grammi si chiamano Marengo, anche se invece di metterci la faccia di Napoleone c'è la faccia di Umberto I, certo, di Vittorio Emanuele II, quello che te pare, si chiamano Marengo. Andiamo avanti, così come ovviamente la consuetudine, questo ci insegna a capire che cos'è la moneta, perché la moneta è consuetudine. È una concezione acquisita e condivisa. Se su un foglio di carta si scrivono 100, chi la riceve crede a quel 100, è lì il discorso. Per l'industria farmaceutica sarebbe un disastro se tutti guarissero davvero dai loro mali, come giustamente professa anche Beppe Grillo nei suoi sermoni underground. Ma qui c'è il fenomeno storico importantissimo della trasformazione a 180 gradi del messaggio di Grillo, che è servito per accalappiare i gonzi e farli trasformare. Noi lo dicevamo già attorno al 2002, esatto, che era una chiappa somaria. Esattamente, per trasformare in ribelli potenziali, in sostenitori acerrimi del potere più infame che ci possa essere stato in Italia. E quando in futuro l'industria per la cura delle malattie potrà lavorare a braccetto con l'industria per la generazione delle stesse, ne vedremo delle belle. Ecco dove siamo. Siamo qui all'invenzione della pandemia. Ma siamo certi che non le stiamo già vedendo? Coincidenza o non coincidenza? Attenzione, la SARS ha curiosamente centrato il bersaglio di uno dei più pressanti e controversi problemi che l'America si ritrova a fronteggiare oggi. L'emergere dalla Cina, siamo nel 2004, l'emergere dalla Cina come nuova superpotenza. Da un lato lo sviluppo della Cina rappresenta a lungo termine la più grande minaccia in assoluto all'egemonia americana. Dall'altro, nel 2004. Dall'altro, a breve termine, essa rappresenta un utilissimo, se non indispensabile, mercato sul quale piazzare i propri prodotti, riuscendo in tal modo, forse, a rinviare una drammatica recessione. Questo è scritto nel 2004, guardate dove stiamo, è tutto realizzato e dite che non ci sono le profezie. La SARS... quali profezie? Questi si basavano su elementi concreti, dati reali, già esistenti. Il Covid è la SARS. Né più né meno che la SARS. La SARS ha provvidenzialmente inferto un colpo duro, ma non mortale, all'economia cinese, rallentandone un po' lo sviluppo, senza però che l'importante mercato costituito dalla Cina andasse perduto. Va bene? Di qui persone intelligenti capiscono tutta la politica di Trump di oggi. E questo è uno. L'altro fatto aspetto, fuori uno. L'altro aspetto che vi voglio far vedere, cari amici, è un bellissimo libro di quel grande scrittore che è stato Leonardo Sciascia, di cui vi invito a leggere De tutto, De tutte e De più. Il giorno della civetta. Questo è Todo Modo. C'è una paginetta che è bello leggere. I papi, disse Don Gaetano, sono sempre in buona salute. Si può dire anzi che non solo muoiono in buona salute, ma di buona salute. Parlo, si capisce, di salute mentale, rivolgendosi all'industriale. Ma stavolta però non ci ha azzeccato con Bergoglio. E questo era proprio svalvolato già per cazzi suoi prima di diventare nato. Vabbè, Papa. Per gli altri è salute mentale. Poiché la sua domanda, indubbiamente senza malizia, a quella alludeva. Altri mali, altri acciacchi non contano. Già, io dissi, non si è mai dato il caso di un papa che per età, per arteriosclerosi, cominci a sragionare. Ma beato te, questo non sa niente. Voglio dire,
non si è mai saputo. Ah, ecco. Tu che fai? Vai a correggere quello che scrive Leonardo Sassi. Non si è mai dato, appunto, disse il cardinale. Non si è mai saputo, ribadì. Certo. Le cose che non si sanno non sono, disse Don Gaetano, mi pare giusto. E non esistono, certo. Se non le sai, se non circolano le notizie, è come se non ci fossero. Ecco perché quando possono bloccano la cultura alternativa. Se tu blocchi la cultura alternativa, ad esempio, faccio vedere di nuovo, a parte questi di Sciascia, ma questo libro oggi chi ce l'ha? Io credo che li abbiano rastrellati tutti questi libri qua. L'indice era indicativo. Esatto. L'indice era indicativo. Sì, d'accordo, ma tenga presente che stiamo parlando della Chiesa, del Papa, disse Don Gaetano. Una forza senza forza, un potere senza potere, una realtà senza realtà. Quelle che in oggi altra cosa mondana non sarebbero che apparenze a nascondere o a mistificare, nella Chiesa e in coloro che la rappresentano sono interpretazioni o manifestazioni visibili dell'invisibile. Ti va bene? È una descrizione paranoica ma reale. E cioè tutto. Ciò non toglie che, volendo, possiamo anche prenderci di gusto di dar la caccia alle stramberie, di temperamento o senili di qualche papa. Di Pio II, per esempio, a scrutar bene quei suoi deliziosi commentari. Pio II è stato uno di quelli perseguitati dopo morte. È naturale. Perché era erede di banchieri senesi contro i borghese e contro i medici. Ma sempre una lotta di banche, sempre una lotta di finanza. Di Pio II, per esempio, a scrutar bene quei suoi deliziosi commentari. Intanto la stramberia che è nel fatto stesso di scrivere da papa la storia della propria vita, che è affezione più che da avventuriero che da papa. Tutti avventurieri. Questo l'ha dimostrato in maniera più palese. Sì. Ma uno più avventuriero. Sì, vabbè, certo. Ma lui l'ha scritto però. E la differenza è che lui l'ha scritto. Sì, sì. Gli altri non scrivono un cazzo. Non se ne guardano appena. Certo. Cardinale e vescovi si irrigidirono, negarono, ma venne fuori che non avevano letto i commentari. Mentre Don Gaetano era in grado di citare a memoria. E comunque Papa Piccolomini, Pio II, molto probabilmente è stato ammassato. Perché cioè, è vero che all'epoca non è che campavano come noi, ma comunque era piuttosto giovane, cioè aveva 62 anni, una cosa del genere. Ma ti immagini, lì la morte di ferro o di veleno e all'ordine del giorno era ed è. Ci hanno provato anche con il papa tedesco, ma questo ha tenuto duro. Direi, continuò, che a un certo punto, il punto in cui comincia a dettare i commentari, Pio II non riuscisse più a contenere la propria soddisfazione per quell'ascesa al pontificato in cui il suo spirito aveva avuto più parte che lo Spirito Santo. L'irresistibile voglia di proclamare, guardatemi, qui sul soglio di Pietro. L'ironia, E per quello la sto leggendo, ragazzi. L'irresistibile voglia di proclamare, guardatemi, qui sul soglio di Pietro, sono il vecchio Enea Silvio, quello della storia dei due amanti. Ce l'ho fatta, ve l'ho fatta, un eroe stendaliano avant lettera. E a tranquillizzare il cardinale, che in imbarazzo già tentava di richiamarlo all'ordine, con stizzosi colpettini di tosse, ma è stato un grande papa. Questo è il Don Gaetano che parla. Eminenza, grandissimo e santo. E poi è morto più di 5 secoli addietro. E mi viene un'idea. Poiché è morto nella notte tra il 14 e il 15 agosto del 1464, alla chiusura del secondo turno di esercizi, che cade proprio alla ricorrenza, parlerò di Pio II agli esercitanti. Buonissima idea, disse il cardinale, ma molto freddamente. Chiaro? Chiaro? Lo sapeva bene chi era. E allora adesso leggiamo un'altra cosa che è simpatica. Libretto?
questo è un libro, si chiama Libretto Complementare, ed è un libretto che veniva offerto, assieme al libro di storia per il liceo, a patto che il professore fosse interessato a illustrare ai propri allievi certe cose complementari. Sennò, vedo lì Machiavelli. Io ho scritto sotto Machiavelli perché c'è una cosa di Machiavelli. Allora, è interessante. Ah, perché, c'è Fuscetta e lei Rancure. Sì, ho scritto alcune cose relativamente a certi personaggi. E poi soprattutto l'attentato al primo console, perché io vorrei leggere il momento questo. Per altre volte leggeremo altre cose relativamente a Machiavelli. Perché questo libretto... Il primo console della rivoluzione francese? Sì. Perché leggendo queste cose si impara. È chiaro che queste cose nei libri di testo ufficiali non si possono scrivere. Allora, ripeto, questi libri, è stato edito da un editore di tutto rispetto che è Principato, però questi libri sono, come detto, li complementari, infatti è scritto libretto complementare. E vale per quei professori seri che hanno realmente ora, intenzione... Ora, dire alcune tematiche. No, di far conoscere la storia vera ai propri certo, alunni. Certo. Ed ecco. E allora... Io al momento vorrei leggere, per rendere edotti i nostri amici, la storia dell'attentato di Saint-Nicaise. Dunque, gli imperatori o presunti imperatori di Francia hanno avuto due attentati importanti e tutti nello stesso posto, perché questo attentato qui di Rue Saint-Nicaise è stato ripetuto pari pari con un'enorme fantasia dal mio concittadino. A Umberto Primo? No, Orsini. Sì, a Umberto Primo. No, che Umberto Primo? Che c'entra? Quello è Brescia. Ah, è vero. Quello è un attentato che è andato in porto. Certo, quello di, l'ha ammazzato. Quello di Felice Orsini, che poi fu ghigliottinato. Sì. Era con Napoleone, Luigi Napoleone il Piccolo, cioè Napoleone III. Sì. E vedi caso, ah, sì, sì, un attentato che ha lasciato, ammazzato non so quanta gente, ma ha lasciato intatto l'imperatore, l'aspirante imperatore. Ma quello che voglio leggere qui è veramente interessante. Ecco come parla dell'attentato nelle sue memorie l'allora ministro di polizia Fouché. Fouché è stato ministro di polizia, è stato un rivoluzionario. Ha votato favorevolmente la morte di Luigi XVI, tant'è vero che appunto veniva chiamato un regicida, quelli che votarono favorevolmente la morte di Luigi XVI furono chiamati regicidi, diventò ministro degli interni, diciamo. Diciamo così, degli interni di Napoleone, mentre il suo socio Talleyrand diventò ministro degli esteri. Poi quando... No, ma Talleyrand era già anche stato ministro sotto Luigi XVI. Era figlio di un principe, quindi aveva dei diritti che nessuno ha mai contestato. Certo. Poi è diventato ministro di Luigi XVIII. Ah, sì, certo. Poi è diventato ministro di Napoleone durante, ministro degli interni di Napoleone durante i 100 giorni, poi è ridiventato di nuovo ministro del... Ma non ti domandi il perché? Come no, lo sappiamo. Era un prete. Capito? Ecco. Allora. Abate, non prete, era un abate. Oltre che principe. Nato a Nantes. Oltre che principe. Vecchio professore in un collegio di oratoriani, cioè quelli oratoriani. Sì. Fouché fu un fiero montagnardo sotto la Convenzione e un impietoso rappresentante in missione nella provincia. Battuto all'ultimo momento con Robespierre, divenne ambasciatore con Barras, poi ministro di polizia nel 1799 e 1810. Durante l'esercizio di questo ufficio Fouché sollecitò la collaborazione dei vescovi. E andiamo avanti così. Comunque quello che mi interessa è l'importanza anche di dire, appunto, la collaborazione dei vescovi è sempre importante, specie se quello che te la chiede è Fouché. Chiaro? Non vorrei citare degli esempi italiani, lo potrò fare qualche altro giorno. In quel giorno si doveva dare all'opera l'oratorio della creazione del mondo.
di Haydn, niente meno. Tutta Parigi sapeva che vi sarebbe intervenuto il primo console. Lo scoppio fu calcolato sul tempo che normalmente impiegava il cocchiere del primo console per venire dalla corte delle Tuileries a via San Nicese, all'altezza del paracarro dove era stato piazzato l'ordigno. Ma il cocchiere del primo console, quel giorno un po' ubriaco, lanciò i cavalli con più irruenza del solito e l'esplosione, calcolata con rigorosa precisione, dopo il passaggio, avvenne con un ritardo di 2 secondi sul passaggio della carrozza. Fu sufficiente questa frazione impercettibile di tempo per salvare il primo console. Allora, intanto no, ma di chi era il primo console? Napoleone, quello che sarebbe stato Napoleone. Perché sennò la gente non lo sa. Bonaparte Napoleone. Quando c'era, era ancora console, prima che di creare l'impero e così via. Appunto. Allora, a parte il fatto che ho i miei dubbi sulla spontaneità della ubriacatura del cocchiere, resta però il fatto quello che io leggerò dopo. L'attentato era opera di 3 cospiratori monarchici, lo dice Fouché, io non so chi erano. 2 di loro furono arrestati nel gennaio 1801 e ghigliottinati. Può darsi che abbiano confessato, non si sa, perché Fouché non lo dice. Tuttavia, è questo che io voglio dire ai nostri amici, tuttavia Bonaparte finse di credere che l'attentato fosse dovuto ai repubblicani. Occorre del sangue, dichiarò il 26 dicembre al Consiglio di Stato. Furono arrestati in massa molti giacobini e 130 tra loro furono iscritti nella lista delle persone. Una domanda che corre sempre e che nessuno raramente viene concretizzata è: com'è possibile che Napoleone, compagno di studi e di convinzioni politiche, sta diventando imperatore ed rivoluzionario e diventa imperatore, come cazzo è questa metamorfosi? Perché questo è un discorso importantissimo, certo. Napoleone è un italiano a tutti gli effetti, un corso è un corso perché di radici culturali italiane, radici culturali e politiche, la sua famiglia, che era una famiglia ghibellina. Ricordiamoci sempre che questo scontro tra Guelfi, Guelfi e Ghibellini persiste a tuttora, come persisteva anche a fine Settecento. Guelfi significa svevi, Quindi, che cosa è successo? Perché svevi? Perché gli svevi si trovarono in una certa situazione, certo. È inutile che noi stiamo... Certo. Quindi Napoleone nel sangue c'aveva l'impero, perché nel sangue era la sua famiglia, che era Toscana, riuscita a scappare da Firenze in quanto ghibellina quando comandavano i Guelfi, e quindi lui l'impero ce l'aveva nel sangue come cultura. Avendo il potere ha creato l'impero, ma era un impero giusto, era un impero realistico, non era un impero tanto per dire. Ma anche bisogna ricordare che quando ha imperato in quei 15 anni ha fatto delle leggi che sussistono ha creato il sistema di misurazione internazionale, ha creato la legislazione moderna, i monopoli di Stato. Noi abbiamo tutto quello che c'è oggi si deve a Napoleone. Sacrosoglio. La rivoluzione concettuale. Sacrosoglio ammettendolo. Certo. Allora. Tuttavia Bonaparte ai repubblicani occorre del sangue. Da parte finse di credere che l'attentato, questo l'ha scritto Fouché, che l'attentato fosse dovuto ai repubblicani. Occorre del sangue, dichiarò il 26 dicembre al Consiglio di Stato. Furono arrestati, attenzione che ci sono delle cose molto importanti da capire, furono arrestati in massa molti giacobini e 130 tra loro furono iscritti nella lista delle persone da deportare senza giudizio. Come alla Cayenne? No, come tu avevi detto in precedenza, anche Bonaparte è stato giacobino, ricordiamoci. Certo.
Nel 1801 68 repubblicani furono imbarcati per le Seychelles, isole dell'Oceano Indiano a nord-est del Madagascar. Perdute nell'immensità proprio all'epoca. Più della metà morirono in esilio. Per timore di vederla respingere, Bonaparte non sottomise questa legge eccezionale al voto del tribunato o del corpo legislativo. Guardate quello che sta succedendo oggi con questo pseudo governo relativamente a chi crede o non crede al Covid. Guardate come si comporta, è la stessa cosa. La fece ratificare dal Senato, guardate i meccanismi. La fece ratificare dal Senato sotto forma di Senato consulto il 5 gennaio 1801. Sapete qual è la novità da allora ad oggi? È che oggi quei posti dove mandavano le Seychelles, la Guyana, tutti questi posti qui sono diventati dei grandi centri turistici. E quindi questi signori, quelli che comandano oggi, compresi quelli che gestiscono l'unità europea. C'è quel bellissimo film che è Papillon. Papillon è eccezionale. Che rappresenta appunto la fuga da uno dei carceri della Guyana francese. Esattamente. C'è scritto tutto, ci sono anche i retroscena dei comportamenti dei vigilantes nei confronti di queste persone, come quello che si fa uccidere fingendo di scappare, te lo ricordi all'inizio quando loro arrivano lì, sì, alla Cayenne? Arrivati allo stremo lui praticamente se ne va e la guardia dice no, fermati, quello continua, certo. E la guardia gli spara. E ha fatto bene perché lì... Tanto campare lì era peggio che morire, quindi... C'è stato però quel personaggio, interpretato da un grandissimo attore, tra l'altro, il quale è riuscito a resistere. Era anche... Dustin Hoffman? No, Dustin Hoffman è quello che rimane. Ah no, è vero, era coso. Porca miseria, un momento. Vabbè. Non me sia. Dustin Hoffman è quello che rimane, sì. e che lui, quando lui ritorna molto tempo dopo, ormai libero e indipendente, lo trova lui che aveva perduto tutti i denti e gli ha detto ma tu che fai qua? E beh, mi sono adattato alla situazione. E questo mi ricorda quello che successe a un certo personaggio, anche lui rivoluzionario francese della Grande Rivoluzione, che era quello che aveva comprato il principe di Brunswick, consegnandogli il tesoro della regina di Francia a patto che i prussiani si ritirassero dalla battaglia di Valmy. No, questo non me lo ricordo. La battaglia di Valmy fu persa dai prussiani e vinse la Francia. All'epoca il governo c'era Danton. Vinse la Francia, fu un miracolo impossibile, ma che è spiegato dal fatto dei retroscena che io ho conosciuto, e che questa persona, di cui al momento non ricordo il nome, comunque si salvò da Termidoro, fu uno dei pochi che non fu ghigliottinato. Diciamo che cosa è il Termidoro. Termidoro è successo, è stata la controrivoluzione. 18 di Termidoro. Sì. Fu la controrivoluzione, ghigliottinarono tutti i seguaci, ben 80 persone in una giornata. Erano i montagnardi. Sì, montagnardi e soprattutto quella tipologia di montagnardi che avevano in mano la Comune di Parigi. E la Comune di Parigi è sempre stata rivoluzionaria. E allora ci fu la rivolta dei cosiddetti moderati, oppure di quelli che, avendo sfruttato la rivoluzione, erano arricchiti, erano diventati moderati, i quali un bel momento attaccarono i Robespierreisti, li presero e il giorno dopo 80, tutti in una botta, tutti ghigliottinati. Però questa persona si salvò e fu mandato alla Cayenne. Ma perché? Perché aveva in mano i segreti della vittoria di Valmy. D'altronde, Danton era già stato ghigliottinato, quasi tutti gli altri erano stati ghigliottinati. Così non si sarebbe mai potuto sapere la realtà dei fatti. Esattamente. Delle trattative sotterranee che c'erano state. Uno scrittore francese,
andò a visitare i carcerati in una sua veste di politico, di politico, adesso non ricordo più il nome, non vorrei che fosse Chateaubriand, ma comunque un grosso scrittore francese. A questo qui lo trovò, era ancora lì, era ancora carcerato lì, capito? Ed è molto importante saperlo, perché lui si è salvato perché c'aveva i segreti e c'aveva i soldi, soprattutto. A lui non l'hanno ghigliottinato. Uno tipo Licio Gelli, insomma. Per esattamente, per capirci. Esattamente. Benissimo. Oh, Santo, affidare l'incarico durante la battaglia, poco prima della battaglia, di andare a corrompere il principe di Brunswick e quindi a corrompere il re di Prussia, beh, ci vogliono i coglioni, cari amici. Ma guarda che molte volte, anche Leone il Grande, Magno, ha fatto la stessa cosa. Quella è tutta una balla. No, è andato lì con tre casse d'oro, sì, qualche quintale d'oro di fronte a Attila, capito? Attila era già stato sconfitto ai campi catalaunici del grande Ezio, il quale Ezio fu assassinato dall'imperatore. 10 anni prima, no? Non allora. Vabbè, comunque siamo lì. La botta l'aveva già presa. Sì, ma Attila era uno che i romani conosceva bene, perché era uno che probabilmente, da quello che si suppone... Nella biografia di Attila c'è. Esatto, è stato uno al soldo di Roma, quindi... Ma certo. Quindi mi conosceva bene come lavoravano i romani. Ma è stato sconfitto in maniera inequivocabile ai campi catalaunici. Allora, concludo con uno scritto di un grande avvocato che si chiamava Titta Madia e che vale la pena appunto di leggere questi suoi aneddoti, e riguarda la storia di Roma, perché la storia di Roma non è quella che raccontano. Questo mito dell'imparzialità è un manufatto del tutto democratico, a uso dei capipopolo che pretendono di assumere il ruolo dei redentori senza il pericolo del Golgota. Roma, ti metti alle berline e rischi pure che ti fanno saltare. È naturale. È normale. Roma, in periodi di grandezza, cercò di fare tutto il bene agli amici e tutto il male ai nemici. Giusto. Ecco perché noi diciamo che il Vaticano è erede da questo punto di vista di Roma. Senza spaventarsi per la linea A del comma B nell'articolo C. Le illegalità procedurali dell'epoca cesarea sono mostruose, ma diversamente forse la grandezza di Roma sarebbe stata assassinata fra i capestri delle glosse curiali. Glosse curiali che ci sono ancora oggi, perché quando escono fuori, diciamo, queste glosse... Sono le glosse, perché la gente lo deve sapere. Va bene, sono le note... Le note a margine certo, delle procedure processuali che, vedi caso, emergono sempre quando chi deve essere condannato è il nemico. È il nemico. Esempi: Acataste. Pompeo, nominato console unico, fa approvare quella Lex De Vi che stabilisce pene draconiane per le violenze elettorali. Cioè, pene draconiane vuol dire farli fuori. Sì. Però lo scopo di colpire i partigiani di Cesare stabilisce alle sanzioni penali una retroattività di oltre 10 anni, fino al 70. Questo non la sapevo. Ne è sanzionato perfino Milone, in vano difeso da Marco Tullio. Un modo spiccio, si vede, per scombrare i nemici senza preoccupazione di scalfire i Marco postulati. Marco Tullio Cicerone? Sì, sì. Dillo sempre, sì. Perché sennò uno sente Marco Tullio che... Va bene, di scalfire i postulati dei codici. E Cesare? Cesare, ridivenuto amico di Pompeo e di Crasso... Un attimo, amico. No, amico. In quel momento erano amici. Era il primo triumvirato. Certo. Fa votare, senza sottoporre la proposta al Senato, una Lex de Rege Alexandrino, con cui si riconosce re d'Egitto Tolomete. Della dinastia dei Tolomei. Esattamente. Ecco perché, capito, Cleopatra, gli intrighi di Cleopatra, avete capito, cari amici?
per accontentare anche Pompeo. No, diciamolo meglio, intrighi di Cleopatra per mantenere il potere. Beh, è ovvio. È ovvio. Non è che era una pazzoide che operava assolutamente così, è stata una grande regina, certo, grande regina, grande personaggio politico, storico, con cui si riconosce. Quando si è sposato Giulio Cesare era perché temeva la forza militare dei romani e voleva mantenere però l'impero intatto e consolidato sotto il suo dominio. Giulio Cesare l'ha secondata, d'altronde certo, lei ebbe un figlio da Giulio Cesare, Cesarione, fu fatto uccidere da Augusto, da Ottaviano Augusto, che non voleva avere concorrenti. La prima cosa che fece Ottaviano... Quando è stato nominato, immediatamente l'ha fatto fare fuori, lo so, certamente. Appena Ottaviano vinse contro Marcantonio, Antonio si era suicidato, Cleopatra mandò i suoi sgherri a cercare Cesarione e lo fece uccidere. Ottaviano lo fece uccidere, non Cleopatra. Ottaviano fece uccidere Cesarione, non Cleopatra. Certo. Hai detto Cleopatra. Ah, scusa. Per accontentare Pompeo, che avrebbe avuto a tal fine ben 6.000 talenti. Allora, un talento pesava dai 4 kg ai 40 kg, secondo che tipo di materiale, di metallo, di metallo, argento, bronzo, eccetera. Quindi 6.000 talenti erano 20 quintali d'oro o d'argento. Cari amici, voi vedete che il discorso a tre è sempre lo stesso. Cesare fece questa sempre legge soldi perché Pompeo ci avrebbe guadagnato. Evidentemente Pompeo aveva investito sui personaggi e fa votare una lex de publicanis con cui si rimette un terzo delle somme dovute dai pubblicani della provincia d'Asia. I pubblicani, diciamo chi erano? Erano gli amici di Crasso, erano quelli che riscuotevano i soldi. Gli esattori, gli usurai, diciamo così. Quelli di Equitalia, per esatto. Far capire. Ecco. Lo stesso Cicerone è colpito dalla rogazione di Clodio, la quale stabilisce l'eque et igni interdizio per chi abbia fatto uccidere cittadini romani senza giudizio popolare, dando alla legge valore di retroattività. Cicerone è condannato nonostante che contro i catilinariani abbia agito con i pieni poteri di un senato consultum. Qui non si vuol dire certo che l'arbitrio meriti gloria e che si possa governare senza la guarentigia del diritto, ma la legge... a dimostrazione che non è la giustizia e il diritto che comandano al mondo, ma la forza. Chi ha la forza decreta comanda la legge e la legittimità della legge. O la forza oppure la forza della menzogna, vedi caso il Vaticano. Cioè, ma la legge non può essere una trincea da cui si vedi tiri il caso contro... di Conte, esatto, che è un vaticanista vaticanense. No, creato, cresciuto e pasciuto. Pasciuto, costruito negli anfratti di Villa Nazareth, di una strana villa che si chiama, molto strana, che si chiama appunto Villa Nazareth. Ma la legge non può essere una trincea da cui si tiri contro lo Stato, e vi sono ore supreme in cui ben può il ferro tagliare i cappi di una codificazione imbelle. Si ritorna a Cesare, il quale, non dicendo sottovoce le sue verità, grida che si può pur violare la legge per la ragion di Stato. Nam, si violandum... Chi è che la dice? Cesare. Ah. Nam, si violandum est ius regnandi gratia, violandum est. Ma lo dicevano anche la Repubblica non appena costituita del 500 avanti Cristo. Diceva, quando trovi uno che si vuole nominare re, ammazzalo. Certo. È lo stesso concetto esattamente. È lo stesso concetto che ho detto io in piazza l'altro ieri. Esattamente. Quando qualcuno non fa gli interessi del popolo, il governo va destituito. Esatto, deve essere eliminato. Beh, io ho detto destituito, per non essere... Cari amici, speriamo che voi possiate riflettere su quello che abbiamo letto, dopodiché vi salutiamo. Sempre, so long. Laudetur Priapus. Sempre.